sono Trocchia Ivan dell'Unione Sindacale di Base di Napoli, della Campania, diciamo della Federazione Campana dell'Unione Sindacale di Base. Siamo qui perché chiaramente per l'incontro, per il vertice governativo che c'è, ci teniamo a portare la voce soprattutto di quei cittadini che non vogliono nuove discariche su questo territorio, anche perché sono territori che obiettivamente hanno pagato anche sufficientemente, hanno subito una vera tragedia. Sappiamo benissimo che sono state tra le terre dove sono stati gli episodi tumorali più frequenti, tra l'altro prendendo proprio i bambini. Coloro che abitano nelle abitazioni al primo, al secondo piano, addirittura piano terra, dimostrazione che è la terra che manda i propri miasmi tossici e purtroppo genera queste situazioni. Siamo molto preoccupati che il ministro degli interni, che tra l'altro senza che abbia nessuna competenza per parlare di questi argomenti, decida che in ogni provincia campana ci debba essere una discarica dove semplicemente buttare i rifiuti. Non pensiamo che sia questa la soluzione, pensiamo che sia quella lì in qualche maniera di organizzare il ciclo dei rifiuti in maniera molto più omogenea e coerente con quelle che sono le esigenze di questa terra. Francesco Lifano del Laboratorio Sociale Emilio Piani. Allora, sostanzialmente noi su questa proposta dei 5 inceneritori siamo contrari, siamo qui oggi diciamo in presidio a manifestare la nostra contrarietà, perché è una proposta che è già vecchia, sia perché appunto gli inceneritori è dimostrato che non siano così necessari all'interno del ciclo dei rifiuti, sia perché avvantaggiano le solite lobby di imprenditori e camorristi che in questi anni hanno lucrato sulla nostra salute. E infatti è anche una notizia del giorno che Salvini è socio dell'A2A, che è la ditta che gestisce l'inceneritore di Acerra e così come altri inceneritori in tutta Italia. Salve, io sono Enrico Civello di Potere al Popolo Caserta e siamo qui in presidio, nel presidio chiamato da Stop Biocidio per esprimere la nostra solidarietà e la nostra complicità alle mobilitazioni dei territori in rivolta contro contro la Lega, contro Salvini che si fa sponsor dell'incenerimento e mentre detiene, come abbiamo scoperto di recente, mentre detiene le azioni della A2A, che è l'azienda che gestisce la termovalorizzazione in Italia. Come al solito si utilizza l'emergenza dei roghi e lo sfinimento che crea, il terrorismo che crea tra la popolazione per imporre ai territori nuova impiantistica e nuovi strumenti di estrazione di valore, estrazione di profitto dai territori. Noi assieme ai comitati popolari che stanno sorgendo sui nostri territori e che già da anni si battono contro lo scempio e contro i roghi tossici, lo diciamo che chiaramente la nuova impiantistica non è la strada, bisogna ridurre a monte i rifiuti, bisogna potenziare la differenziata e gli impianti esistenti. Stop impianti, bonifiche e risarcimento delle comunità, questo è quello che chiediamo, questo è quello che serve e se lo ricordi chi adesso ci governa e sta facendo questa scandalosa passerella con i supporter a provocare il presidio, a provocare la gente che è stanca di piangere i propri cari ogni santo giorno.